Ciao ragazze, ciao ragazzi, inizio questo video in pigiama ragazzi, perché dopo tutto non esco, quindi perché non stare tutto il giorno in pigiama visto che è domenica? Ta-da! Ok, allora, intanto in tantissimi mi state chiedendo dove ho preso questo pigiama e l'ho preso su Pretty Little Thing un po' di tempo fa, ma penso che si trovi ancora ed è molto carino, fa molto Victoria's Secret, ma costa molto meno. A parte questo ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, mi siete mancati lo scorso weekend perché come sapete carico video dal lunedì al venerdì, quindi perché alcuni di voi mi hanno chiesto Nicole, ma nel weekend perché non ci sono video? Scusatemi, ma di solito appunto carico, anzi sempre carico dal lunedì al venerdì, però mi siete mancati tanto nel weekend e finalmente ritorno ragazzi con un nuovo video. Allora, oggi voglio farvi vedere, non so perché sono tutta emozionata così, forse perché finalmente parlo con qualcuno, perché sono sola tutto il giorno a casa e finalmente ci siete voi a farmi un po' di compagnia. Quindi questo sarà il video sulla mia collezione completa Saint Laurent. Saint Laurent, io non lo so pronunciare, ok? Quindi ve lo dico subito, tutte le volte che pronuncerò questo brand probabilmente sbaglierò, ma non ho mai studiato francese, correggetemi. Tra l'altro ogni volta che faccio questi video mi dimentico sempre qualcosa, quindi se c'è qualcosa di questo brand che ho ma non vi faccio vedere, voi che sapete tutto scrivetemelo nei commenti, perché ogni volta mi dimentico, irrimediabilmente c'è sempre qualcosa. Allora, iniziamo dagli accessori e poi passiamo alle borse, pensavo di averne poche, invece ne ho parecchie. Allora, prima cosina ragazzi, Saint Laurent, questo ce l'ho da un po', almeno saranno 3-4 anni, ed è un portamonete, appunto l'ho preso di questo rosa meraviglioso, però c'è parecchio color transfer dovuto alle borsette ed è diventato un po' tipo bluastro grigio, non so se è una cosa che si può togliere oppure no, ma ne ho un altro adesso di porta carte, quindi questo non lo uso più, ma mi piacerebbe sapere se c'è la possibilità di togliere appunto questo colore più scuro. Purtroppo con i colori chiari succede, il rosa chiaro è un colore molto delicato e quindi purtroppo, però non fosse per questo, per il color transfer, in realtà è assolutamente perfetto, devo dire, non appunto le cuciture sono tutte, no insomma gli angoli sono un po' rovinati, però ragazzi l'ho usato tantissimo, ok, quindi molto carino, ma purtroppo si è un po' rovinato quindi non lo uso più. Poi altra cosina Saint Laurent, questo è un bracciale, è veramente meraviglioso, mi piace tantissimo da indossare in estate quando magari appunto non ho tantissimi gioielli e metto solo questo come appunto come bracciale, fa la sua figura. Inizialmente quando l'ho visto in negozio mi sembrava molto grande e mi sono detta no Nicole, non lo userai mai, invece alla fine mi sono ritrovata ad usarlo tantissimo. Questo non mi ricordo quando l'ho preso, ma sicuramente è passato parecchio, tipo un 4 anni, una roba del genere, e è molto molto carino, appunto è un po' esagerato se lo abbino ad altri gioielli eccetera, ma se è un look molto semplice, aggiungere questo e fa la sua figura. Di questo avevo preso anche l'anello e la collana, ma si sono arrugginiti e quindi li ho buttati, però questo invece è perfetto dopo tutti questi anni, è veramente fantastico e lo adoro, appunto non lo metto tantissimo, lo indosso più in estate, però è un accessorio veramente veramente carino. Poi ragazzi c'è questo choker con il logo al centro, è un dorato molto molto chiaro, non so se si riesce a capire in videocamera, ma non è argentato, è un dorato molto chiaro, tipo un color platino, e il choker in sé invece è in tessuto, di questo tessuto tipo in velluto, è molto molto morbido, vi devo dire, l'unica pecca di questo choker è che le punte della Y, tipo se ti pieghi, ti fanno male e quindi forse per questo che non le indosso tantissimo. Sarà che i choker sono andati veramente di moda per 10 minuti e poi sono passati di moda. A me comunque questo continua a piacere moltissimo, voglio indossarlo ovviamente nelle occasioni un pochino più particolari, perché non è esattamente un prodotto da tutti i giorni, cioè un accessorio da tutti i giorni, però è molto molto bello e anche questo qualità ottima, perché l'ho indossato molto ma non si è scolorito, non si è rovinato assolutamente, e questo appunto lo indosso nelle occasioni un po' più particolari eccetera, sempre stando attenta a non chinarmi, a non chinare troppo il capo, altrimenti praticamente mi perforo il collo, quindi direi che non è il caso, però è molto molto carino, classica roba che tipo la adori, cioè ti fa malissimo quando la indossi, non è comoda per niente però tu la adori, ecco, è questo. Altra cosina,
altre così la che adoro ma non è per niente comoda è questo, ed è un doppio orecchino appunto con il logo, cioè la parte superiore va indossata qui e la parte inferiore naturalmente sul lobo. Adesso ho tutti gli orecchini quindi non ci capirete nulla, però più o meno andrebbe indossato così. Ok, il problema di questo orecchino, allora in realtà è bellissimo, ok, quindi è molto molto carino, molto, aiuto, mi si sono incassata, ok, è molto carino, molto bellino anche questo per un'occasione un po' più particolare, naturalmente quando non indosso tutti gli altri miei orecchini. La pecca un po' di questo orecchino è che fa male. Cioè mi fa veramente, io non lo so perché, ma ho una specie di avversione e allergia verso gli orecchini che hanno la clip, mi fanno tutti un male cane, non so perché, spiegatemi perché, forse ho le orecchie troppo grosse quindi questi orecchini sono troppo sottili per me e mi fanno male, non lo so, ma se lo cerco di allentarlo un po' cade, e invece se lo stringo in modo che stia dove deve stare mi fa male, quindi... E non lo so, è molto molto bello e vorrei indossarlo, anzi dovrei indossarlo più spesso. Anche questo come hardware è di questo platino, quindi oro molto molto chiaro, e dovrei indossarlo più spesso, non lo faccio solo perché è così dannatamente scomodo. Quindi altra cosa che è bella, costosa eccetera, che poi ho ma non uso. Quindi vabbè, sorvoliamo, adesso mi riceverò mille miliardi di offese, però sì, l'ho indossato ma vorrei poterlo indossare di più, ecco, forse grazie a questi video che ripesco fuori roba dalla mia collezione inizierò finalmente ad indossare le cose che solitamente non uso. Poi c'è questa t-shirt, ragazzi, che nonostante io abbia lavato ha una macchia e non so come fare per toglierla. L'unica cosa che saprei fare è lavarla ad una temperatura più alta, però poi la macchia si toglie, ma si toglie anche la scritta, quindi datemi qualche consiglio, ragazze, qualche consiglio casalingo. Questa è una t-shirt che sicuramente mi avete visto indossare moltissimo perché la adoro, e c'è appunto la scritta Saint Laurent con questa bocca, con una sigaretta e con la X. Non ho ben capito il perché di questo disegno, ma mi piaceva, mi piace il logo scritto così in corsivo, a parte la macchia di cui mi sto vergognando tantissimo, ma vabbè, sorvoliamo. Comunque è una t-shirt molto carina, a volte la indosso così, è un po' oversize, a volte invece faccio tipo il nodo sotto e la indosso un pochino più corta, un pochino più stretta. E visto che mi piaceva, no, quello ho preso prima, non mi ricordo quale delle due ho preso prima, però siccome la indossavo tantissimo l'ho presa anche di un altro colore, e questa mi sa, sì, questa è taglia M, quindi è molto molto oversize, e questa invece è una XS che mi sta decisamente meglio, quindi non so perché, forse non era disponibile la XS in quella bianca e quindi l'ho presa medium. Sono entrambe molto belle in realtà, solo che quella bianca appunto posso indossarla come t-shirt oversize oppure farci il nodo, questa invece solitamente la metto all'interno dei pantaloni, all'interno dei jeans o di una gonna, e ha lo stesso identico logo, stesso identico disegno dell'altra, appunto Saint Laurent scritto in corsivo, molto molto carina. Mi sono resa conto solo adesso di averle prese in due taglie diverse perché mi sembrava che quella bianca fosse più grande, ed effettivamente sì, anche queste le ho prese tipo un 3 anni fa, non credo ci siano più nella collezione, ma fanno sempre t-shirt, devo dire loro, molto carine, e non posso dire che sia un brand economico naturalmente, perché decisamente non è un brand economico, però se confrontiamo i capi Saint Laurent con capi di altri designer della stessa categoria, devo dire che come prezzo Saint Laurent è, se si può dire, più economico, più onesto, diciamo così. Stessa cosa anche per le borse, che adesso vi faccio vedere. Questa è la prima Saint Laurent che ho comprato e l'ho acquistata in un negozio di Amsterdam, mi ricordo che la guardavo sempre in vetrina, e poi finalmente l'ho presa ed è stato un super acquisto, l'ho indossata e la indosso tuttora tantissimo perché è una pochettina molto elegante, si può indossare sia a tracolla, perché è parecchio lunga la catena, che appunto a spalla, super elegante per le serate, è bellissima, ma non solo in realtà, solo che per il giorno è un pochino troppo piccolina per farci stare tutto, e mi piace moltissimo il fatto appunto che sia nera e con il logo dorato che si abbina alla catena. L'unico, perché ho sempre peli di gatto Denver, io non lo so, l'unico problema di questo pochette è che non riesco a capire se sia un problema proprio di fattura
natura, di qualità, oppure sono io che l'ho usata veramente troppo e l'ho sbattuta di qua e di là. Ma tutti i bordi si sono come rovinati e si sta come staccando la parte nera che copre appunto i bordi da entrambi i lati poi. Quindi questo un po' mi dispiace, perché se pago tanto per una borsetta almeno vorrei che mi durasse per sempre, e questa invece appunto non è proprio esattamente l'ideale per quanto riguarda la qualità. Mi è stato detto però che è una cosa normale delle borse in pelle, che può succedere e che si può in qualche modo appunto rifare questo bordino. E non so se il negozio Saint Laurent le fa queste cose, perché so Chanel ha la Chanel Spa e tranquillamente si possono riportare in negozio le cosine da aggiustare, e non so se Saint Laurent ha lo stesso servizio, ma qualcuno sicuramente che sta vedendo questo video lo sa, quindi scrivetemelo. Però nonostante questa appunto questa piccola pecca, è comunque una pochette che adoro e che continuo ad utilizzare tantissimo, ragazzi, e questa l'ho presa tipo nel 2015, una cosa del genere. Sto cercando di andare in ordine cronologico, non mi ricordo esattamente dopo la pochette nera qual è stato il mio primo acquisto, perché ne ho acquistate due o tre una dopo l'altra. Allora, questa l'ho presa a Cortina ed è ovviamente una collezione più festiva, più natalizia, infatti l'ho presa sotto Natale, ed è ha tutte queste stelline argentate glitterate, perché non sono solo argentate, sono anche super super glitterate, ed è fatta in velluto, in una pelle scamosciata, quindi è molto più delicata come pelle rispetto all'altra. Infatti devo sempre stare attenta quando la indosso, e non è decisamente una borsa da tutti i giorni, ma una borsa più appunto per qualche evento, per qualche serata o comunque giornata un po' più particolare. È parecchio più grande rispetto all'altra, quindi ci sta parecchia roba in più, niente male decisamente come spazio, vi devo dire. L'unica cosa, appunto, non la indosso tantissimo perché è un pochino particolare, diciamo, però è molto molto bella. Questa invece ha l'hardware argentato. Poi c'è questa. Io adoro il colore di questa borsa, ragazzi, è il rosa perfetto, mi piace abbinarla tantissimo ai mocassini che ho di Gucci, che sono dello stesso identico colore, ragazzi. Questa mi piace perché anche questa si può indossare sia a tracolla che a spalla. Amo indossare le borse a tracolla, l'avrete notato, l'avete capito sta cosa, ed è appunto di questo bellissimo rosa cipria, la pelle è molto molto morbida e ci sta, devo dirvi, anche parecchia roba. Questa è decisamente una borsa da ogni giorno, e vi devo dire la verità, nonostante io la usi tantissimo, non si è sporcata, non c'è color transfer, è ancora assolutamente perfetta. Vorrei averla forse presa in una misura più grande, non sono sicura di averla vista nella misura più grande, so che le fanno un pochino più grandi se non sbaglio, ma comunque in realtà ci sta tanta roba, però mi piacciono le borse grandi, e questa l'ho presa se non sbaglio alla boutique di Venezia. E poi c'è un'altra pochettina di questa, come sapete mi piaceva tantissimo questo pirulino che non so come si chiami, è molto elegante secondo me. Questa è di un bellissimo colore beige con logo e catena appunto hardware dorati. Questo è un wallet, come lo chiamano loro? Da Chanel si chiama wallet on chain, loro non sono sicura. Comunque è un portafogli in realtà, a cui si può togliere la catena e può essere utilizzato appunto come pochette, quindi anche così è molto molto carina anche senza la catena. E devo dire che appunto per essere un portafogli su catena è anche parecchio grande e non è niente male come capienza. Ci sono appunto gli slot per le card, lo scomparto più grande e poi un'altra cerniera qui davanti. Anche questa la uso più per eventi particolari, matrimoni insomma, e situazioni un pochino più eleganti, perché è molto molto elegante. Poi questa assieme a quella rosa sono le mie preferite di questo brand, perché ho preso anche questa, che è sempre con hardware dorato, ma è di questo bellissimo verde metallizzato, che secondo me, ve lo dico sempre quando ve la faccio vedere in videocamera, ma non rende assolutamente il colore in videocamera, fidatevi, è super shiny, di questo verde smeraldo pazzesco. C'era anche rosa, io non l'ho presa, c'era anche fucsia e poi mi sono un po' pentita, però questo verde smeraldo talmente particolare, talmente singolare come colore, non ho nessuna borsa che neanche si
lontanamente avvicini a questo colore, quindi ho voluto prenderla. La pelle però vi devo dire è molto molto delicata, ci sono infatti già dei piccoli piccoli segnetti, nonostante io non l'abbia indossata tantissimo, magari come altre borse che sono più borse da ogni giorno, quindi so che è molto molto delicata, però la adoro, è bellissima e sì, mi piace troppo. Volevo un attimino farvi il confronto come grandezza per farvi capire. Allora, questa è una penso che la grandezza sia tipo small, questa è media, vedete che è leggermente, leggermente più grande, e poi se la confrontiamo anche con questa, vedete che appunto questa è molto molto più grande. Quindi, tanto per farvi un po' l'idea sulla grandezza delle borse, ecco, se volete una borsa da tutti i giorni, decisamente questa grandezza, perché le altre sono un po' più piccoline. E poi arriviamo all'ultimo acquisto, quello più recente, tada, anche questa pochette appunto con questa fantasia in chevron, così, sempre con il logo Saint Laurent, e c'è anche appunto questo nastrino per poterla indossare così a mano, si può anche togliere comunque perché c'è questo moschettone e si può togliere, si può appunto portare semplicemente così. Molto carina questa, che in realtà non so se è una borsa oppure è tipo teoricamente la custodia per l'iPad, non ne sono certa, io comunque la uso onestamente come pochette. Questa pelle mi sembra decisamente più resistente rispetto a quella dell'altra pochette nera, se vi devo dire la verità, e ci sta anche parecchia roba, vi devo dire, ci sono diversi scomparti, non c'è la zip, ma ci sono diversi scomparti e anche per le card, e tutto sommato non ci sta poca roba per essere una pochette appunto da sera, diciamo. La cosa assurda è che pensavo di avere tipo due borse Saint Laurent e mi sono resa conto di averne sei in questo momento filmando questo video. Vabbè, Nicole, hai un problema per quanto riguarda le borse soprattutto. Quindi questo è quanto, mio family, spero davvero vi sia piaciuto questo video, iscrivetevi al canale mi raccomando e attivate la campanella per non perdere i prossimi video e mettete like a questo video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio forte, venite qua che vi abbraccio fortissimissimissimissimissimo, che in questo momento davvero ne abbiamo tutti tanto bisogno, ragazzi. Quindi bacio e a domani, sempre non sono fuoco. Ok, adesso sono fuoco, sempre alle 17:30, a domani, ciao!